in collaborazione con CCM. Cordiale saluto ai telespettatori di Formigine 7. Torna la programmazione estiva Formigine con sere d'estate organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con molte associazioni locali e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Siamo orgogliosi di essere riusciti anche quest'anno a mettere in piedi un bel cartellone. Estivo, che non, non so se si vede, contempla più di 70 eventi. Allora, siccome so che non avrò il tempo per parlare di tutti questi eventi, comincio a dire: se vi interessa, andate sul sito del comune di Formigine oppure nel nostro profilo Facebook e, e guardate tutto quello che facciamo. Beh, in modo particolare, facciamo una serie di incontri proprio qua su questo luogo, in questa che io definisco la più bella biblioteca della provincia di Moderna, soprattutto perché è inserita in un parco meraviglioso e proprio nel parco notturno noi faremo otto eventi in cui ci saranno dei libri giganti che si animano per i bambini ma anche per le famiglie, in cui ci saranno dei cantastorie che ci racconteranno di Sirano di Bergerac eccetera, ci sarà uno dei forse il più grande dantista italiano che è Sant'Agata che ci parla appunto dell'inferno di Dante e tanti altri appuntamenti. Poi abbiamo invece nell'altro luogo deputato bello, l'altro luogo con l'anima di Formigine che è la nostra piazza, all'ombra del castello sempre di notte abbiamo la rassegna cinematografica 8 film, 8 pellicole recentissime, anche queste di grande valore, piuttosto belle. Poi sempre nel castello, nella magica atmosfera del castello Avremo una piccola stagione teatrale, faremo quest'anno dopo aver fatto Formigine for Shakespeare, faremo Formigine for the Beckett, e saranno tre o quattro serate di grande teatro. Poi, naturalmente, ci sono concerti, classici e jazz. Queste sono le iniziative che ha fatto l'assessorato alla cultura, che voglio dire ci mette un, un po a vuole metterci un pochettino di qualità. Ma poi ci sono tante altre iniziative fatte dalle altre associazioni, che io ringrazio veramente di cuore, non ultime, i mercoledì di apertura per esempio dei negozi con l'animazione perché è giusto che in un periodo così complicato, così difficile dove magari qualcuno non può andare in vacanza trovi sul territorio la possibilità anche solo di fare due passi tranquilli in centro. Eh, due parole sul titolo, no, non abbiamo sbagliato, si chiama Sere d'estate senza, senza l'apostrofo perché vogliamo sottolineare la nostra voglia, la voglia dell'assessorato di ricordare che anche in tempi complicati, in tempi bui, in tempi difficili è il caso di sperare in un risveglio, un risveglio del senso etico, un risveglio del senso estetico. Per cui passare qualche serata con fra parole, musica, pensieri soprattutto può aiutarci a superare questo momento complicato. Per una buona vita comunque a Formigine, ma anche nel resto del nostro territorio. Assessore, questo è il viatico per poi avere un attimo di sosta in agosto per le ferie estive, per poi lanciare anche l'Udi di San Bartolomeo il 24 agosto, festa del patrono di Formigine e soprattutto il settembre formiginese dove ci sarà un altro appuntamento importante per l'assessorato alla cultura che è la eh, tradizionale edizione del weekend Cult. Certo, insomma ci, teniamo a dire, ci piace dire che Formigine ha una vivacità culturale di un certo tipo. La parentesi sarà molto breve, le prime due settimane di agosto, perché poi con i ludi di, Bartol di San Bartolomeo eh, comincerà tutta un'altra serie di iniziative e in modo particolare quest'anno... La quarta edizione del Weekend Cult vedrà ancora una volta nel meraviglioso scenario del nostro castello eh, grandi, grandi intellettuali, cito solo Pupiavati, cito la Serena Dandini, ci sarà Massimo Fini, ci sarà la Gamberale, insomma avremo grandi scrittori, ancora una volta grandi concerti, ancora una volta la possibilità di ritemprare mente. Fisico, perché ci saranno anche le estesi culinarie, perché lì abbiamo una meravigliosa enoteca, un meraviglioso ristorante. Quindi mente, fisico e soprattutto lo spirito, sempre per una buona vita dalle nostre parti. Nel periodo estivo lo Spazio Giovani Centro Anch'io, la sala prove musicali, aprono anche il martedì e il mercoledì sera. Una grande opportunità per i ragazzi non solo di Formigine per leggere, suonare, studiare o incontrarsi nella suggestiva cornice di Villa Gandini. Sì, infatti visto anche il fatto che comunque era richiesto da tutti i ragazzi la possibilità di avere uno spazio dove poter andare e passare comunque una serata piacevole e sia per ascoltare un po' di musica o addirittura personale perché abbiamo aperto anche in concomitanza anche la, sala, la sala musica per i gruppi, ma anche per poter ascoltare come vi hanno detto, leggere un libro, poter accedere a internet, avere un luogo comunque dove poter stare insieme, abbiamo trovato giusto cercare di eh, migliorare il servizio spostando le aperture dalla, dal pomeriggio alla mattina alla sera, anche per venire a un incontro a un'esigenza dal punto di vista del, della temperatura, che visto che comunque questo è un bene, associato soggetto anche alla sovrintendenza dei beni culturali, che non ci permette di fare dei, dei determinati interventi per rendere comunque un pochino più eh, accogliente dal punto di vista della temperatura spazi. Questo posto poi ha anche, questo locale ha anche un'altra finalità che è quello di ricevere e accogliere degli altri progetti specifici che come amministrazione ci siamo impegnati a portare avanti anche in quest'ultimo in quest anno, che sono che riguardano in particolar modo lo scambio con eh, gli altri ragazzi della comunità europea. Facciamo un esempio che possa essere eh, esaustivo: il progetto dello scambio giovanile di Digione, quindi con la possibilità per 20 nostri ragazzi di andare con altri 20 ragazzi francesi a Digione e fare un, un percorso e che comunque è studiato per l'integrazione tra i ragazzi o ad esempio per il forum dei giovani che si presterà la prossima settimana a ricevere i ragazzi di Kilkenny che a loro volta hanno già costituito un forum nel 2003 e che permetterà a loro di eh, condividere questa esperienza. Qui tra di noi abbiamo sia i ragazzi che parteciperanno agli scambi, ma anche gli educatori che poi eh, intratterranno i ragazzi e porteranno avanti i lavori direttamente anche per, per conto dell'amministrazione, dal momento che sono sicuramente più eh, idonei e capaci nel eh, organizzare i lavori e dare qualcosa che comunque non sia solo impeg un impegno, ma anche qualcosa che sia più eh, diciamo ludico e divertente per i ragazzi, perché poi in fondo. Questi ragazzi hanno anche bisogno di divertirsi d'estate. Ecco, L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello appunto di. Eh, è una priorità, quella delle politiche giovanili, soprattutto questa nascita del forum. Quali finalità? La nascita del forum ha la finalità sicuramente quella di portare avanti un progetto che è nato l'anno scorso e che porta a incontrare i ragazzi di Kilkenny e quindi condividere questa esperienza, ma anche una finalità più ampia che è quella di eh, creare un. Eh, un soggetto, diciamo, chiamiamolo così, perché poi nel corso degli anni noi vedremo che fine farà, nel senso che potrà evolversi in, una, in una qualcosa di anche più importante, ma è quello di dare la possibilità ai giovani di eh, utilizzare questo strumento per confrontarsi con l'amministrazione, quindi proporre, ma allo stesso tempo anche... Consulta, anche la stessa amministrazione potrà consultarlo per verificare se le proposte che vuole fare siano eh, adatte ai ragazzi e, e trovino comunque una risposta. E quindi un qualcosa di più ampio, quello che noi, cre noi crediamo e speriamo possa diventare il forum dei giovani, qualcosa che sia allo stesso tempo consult consultazione da parte dell'amministrazione ma allo stesso tempo anche per i ragazzi qualcosa che possa portare a costruire, a proporre qualcosa loro stessi. Nell'ambito dei progetti europei proposti dalla Comune di Formigine per la promozione e la valorizzazione delle attività internazionali rivolte ai giovani, un gruppo di ragazzi sta lavorando alla costituzione del Forum dei giovani, strumento di incontro, partecipazione e rappresentanza che discuterà le istanze e le necessità dei giovani formiginesi e produrrà azioni, iniziative e attività che rispondano a queste domande. Arriva l'estate, c'è la possibilità per i giovani di poter costruire relazioni con i vostri pari età delle altre nazioni europee. Tante sono le possibilità, in particolare focus su questo scambio con la Francia, con Digione. Allora, noi a nostra volta siamo stati i giovani. Negli altri scambi ci siamo divertiti, ci siamo, abbiamo conosciuto nuove persone, nuovi posti, abbiamo fatto una bellissima esperienza e quindi anche noi adesso siamo diventati a nostra volta educatori e accompagnatori. Porteremo questi ragazzi a digione, li terremo dieci giorni qui a Formigine da noi, dieci giorni a digione e insieme gireremo un cortometraggio. E facendo diversi workshop e laboratori sul teatro, sulla, sul canto, sulla musica. E tutti insieme con un tema, gireremo questo filmato per ricordare, far vedere qui a Formigine cosa abbiamo fatto là e ricordare a loro questa, questa esperienza. Ecco, qual è l'esperienza di questi scambi? Siete stati giovani che poi ce lo siete tuttora. E adesso cercate così di dare le linee guida a quelli che sono i ragazzi che partecipano. Sì, noi abbiamo, insomma, conosciuto tantissime persone di altri paesi, tenuto i contatti, quindi tutt'ora ci sentiamo e ci scambiamo mail, immagini su Facebook, ci invitiamo ancora a, a feste o iniziative, oppure che so, anche solo per un weekend ci ospitiamo su un divano e sono tutte bellissime esperienze, si vedono posti nuovi e quindi è bellissimo condividere queste cose, visto che l'Europa ci dà l'opportunità di viaggiare insomma, con, a prezzi moderati, e alla nostra portata e sì, di andare a vedere un po' di tutto. Qual è lo slogan che lanceresti per stimolare i ragazzi a fare questa esperienza? E buttatevi perché adesso che avete l'opportunità e siete giovani, visto che. Fino ai 25 si può fare tutto, che so, anche fino ai 30 per fortuna, e viaggiate e cogliete l'opportunità, cogliete l'attimo. Come hanno colto i giovani formiginesi questa scelta di amministrazione di aprire lo spazio giovani dove ci troviamo il martedì e il mercoledì fino alle ore 23? Ma direi molto bene, per, dal momento che c'era la richiesta di avere uno spazio per lo studio, la sera, quindi come avere delle aule studio che non... Eh, non erano presenti sul nostro territorio, in più la possibilità anche di eh, usufruire della sala prove eh, in orari serali. Eh, è una risposta che l'amministrazione sta dando all'utenza all che ha eh, una domanda che era eh, particolarmente sentita. Ecco, tutti abbiamo studiato nelle ore serali, soprattutto i ragazzi universitari, che semmai durante il giorno frequentavano l'università, poi alla sera studiavano e questo. Uno dei cardini di queste aperture serali. Sì, questo è uno delle, dei criteri che sono stati, sono stati scelti per, ehm, per aprire lo spazio Giovani eh, di sera, proprio perché eh, anche per garantire un po' una continuità dalla biblioteca allo spazio Giovani per, per chi avesse bisogno appunto di, di studiare durante, durante il periodo estivo, in particolar modo in periodo di, di esami, ma anche durante tutto l'anno. Quali sono i giovani al di là degli universitari, degli studenti che eh, vengono semmai anche solo per stare in compagnia, anche per, come abbiamo visto, accedere a internet, anche per leggere un libro e semmai dopo anche eh, utilizzare gli spazi verdi eh, di Villa Gandini? Ma eh, la popolazione è molto ampia in quel senso lì, nel senso che non ci sono solo studenti eh, che devono usufruire dello spazio giovani o solo musicisti che sfruttano l'opportunità di avere la sala prova aperta la sera. Eh, L'utenza è molto varia ehm, e tocca veramente una, delle fasce d'età molto ampie, quindi anche persone di eh, anche mezza età vengono, spesso utilizzano le, il nostro, soprattutto il nostro, eh, le nostre postazioni internet, tanto anche gli, gli stranieri alla ricerca sia di lavoro sia anche di contatti con con i loro mondi di appartenenza, quindi l'offerta è abbastanza ampia e l'utenza è altrettanto varia. in collaborazione con CCM.